Bentornati su Telefonino.net, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, versione da 5,7 pollici, lanciata lo scorso agosto e arrivata da pochi giorni anche sul mercato italiano. In questo caso stiamo testando la versione 32 GB Black Sapphire, confezione già per il mercato italiano. Vediamo cosa contiene, c'è ovviamente lo smartphone, lo cominciamo a accendere e torniamo a lui fra un istante. Cosa c'è nella confezione? La guida per il primo utilizzo, una pin per estrarre il vassoio della nano SIM, caricabatterie per il fast charging 2A, cavo USB micro USB, delle cuffie auricolari stereo in-ear con gommino di silicone intercambiabile, cavo piatto e tasto di risposta con regolazione del volume direttamente integrato sul cavo. Buona la qualità di questi auricolari, bella la confezione di vendita, la mettiamo da parte. Parliamo un attimo delle misure di questo smartphone, 154,4 x 75,8 x 6,9 mm di spessore. Si impugna bene, 153 grammi il peso. Grazie a questo doppio bordo curvo non si avverte troppo la mole imponente di uno smartphone da 5,7 pollici. Mettiamolo a confronto con diretti competitor. Questo è l'iPhone 6 Plus, questo è il Mate S di Huawei. Vedete che la superficie anteriore dei Galaxy S6 Edge Plus e iPhone 6 Plus è pressoché identica, mentre il Mate S guadagna qualche millimetro in altezza, in questo caso la larghezza è pressoché analoga. La differenza ovviamente più significativa è che questo è uno schermo da 5,7 pollici, 5,5 e 5,5. Apple abbonda sempre con lo spazio sopra e sotto lo schermo. Huawei e Samsung fanno un lavoro migliore per ciò che riguarda l'ottimizzazione dello spazio sopra e sotto il display. Mettiamo da parte i dispositivi che non c'entrano nulla con questa recensione. Torniamo al nostro S6 Edge Plus. La fotocamera possiede da 16 megapixel con flash, lettore di battito cardiaco esattamente identica a quella che abbiamo già visto sugli altri Galaxy S6, così come identici sono il tasto di accensione standby e i tasti per la regolazione del volume. Analogo è anche il connettore micro USB col microfono principale, jack audio e l'altoparlante sistema posti qui in basso, altoparlante sistema che è anche un po' più potente rispetto al Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge, segno che le dimensioni in questo caso contano. Sulla parte alta c'è il vassoio della nano SIM e il microfono secondario. Manca invece l'emettitore infrarossi che sparisce in questa versione. Sulla parte anteriore troviamo ovviamente la fotocamera da 5 megapixel per i selfie, capsula auricolare, sensore di luminosità e prossimità e LED di notifica, il tasto principale fisico con integrato anche il lettore di impronte digitali che funziona adesso molto bene, è abbastanza rapido, non è il più veloce sulla piazza, ma funziona bene. Due tasti capacitivi retroilluminati a scomparsa, sono ben funzionanti. Bisogna soltanto fare un po' d'attenzione quando si impugna lo smartphone in certo modo, si può toccarli con il palmo della mano e bisogna anche fare attenzione quando si impugna lo smartphone, quando si fanno le riprese, è meglio tenerlo in questa maniera. Perché se si impugna lo smartphone in maniera un po' più drastica, un po' più chiusa, si rischia di soffocare il microfono principale e quindi le riprese potrebbero venire un po' soffocate, l'audio potrebbe venire un po' attutito. Non ci sono stati cambiamenti particolarmente significativi all'interfaccia Touch. Rimane questa funzionalità per richiamare dei contatti scelti nella propria rubrica. Si chiama People Age, associa un colore a questi 5 contatti. Quando abbiamo lo smartphone appoggiato sulla scrivania, si illumina leggermente il bordo per avvisarci che c'è una chiamata in entrata. Se abbiamo scelto qualcuno nella nostra rubrica per associarlo a un colore nella pagina dei People Age, avremo un colore diverso a seconda del tipo di contatto che ci sta chiamando, bianco invece per tutti gli altri. Novità di questa versione della TouchWiz è UpSage, quindi 5 scorciatoie per altrettante applicazioni scelte fra quelle installate a bordo del dispositivo. È una scelta che può fare utile se siete soliti ad utilizzare questa funzione con la linguetta, linguetta che poi può, chiaramente può essere spostata sul bordo e anche sull'altro lato dello smartphone. Certo, si capisce per quale motivo uno debba
accendere il display. Poi richiamare la linguetta e poi andare in queste applicazioni, quando può tranquillamente mettere una scorciatoia direttamente qui sulla home. Altre novità di questa versione della TouchWiz: tre tocchi sul tasto principale permettono di rimpicciolire lo schermo, quindi diventa facile utilizzarlo con una mano soltanto. Questa idea l'abbiamo già vista su qualche altro smartphone, tra cui anche il Huawei Mate S che vi abbiamo appena mostrato. È una buona idea, diventa possibile utilizzarlo con una sola mano l'intero dispositivo, lo schermo è tutto perfettamente funzionante, quindi è una soluzione intelligente, brava Samsung ad averla adottata. Andiamo a guardare un attimo nelle impostazioni cosa c'è di dedicato allo schermo curvo. Abbiamo già detto l'illuminazione del bordo, abbiamo già detto di People Age e di Apps Age. C'è la possibilità di avere il flusso informazioni e l'orologio notturno sul lato del schermo. È uno schermo AMOLED 2K di risoluzione, quindi è uno schermo che può accendere una singola zona della sua superficie, e in questa maniera diventa possibile, per esempio, con due tocchi qui sul bordo, vedete, far comparire questa striscia che mostra notifiche, mostra notizie, mostra anche l'orario e le previsioni del tempo. Le notizie vengono attinte da Yahoo, le notifiche sono quelle che ci arrivano per ciò che riguarda la posta, le chiamate e i messaggi. Non è una funzione indimenticabile. Molto utile invece è quell'orologio notturno, perché si può tenere lo smartphone accanto a sé, sul comodino in ricarica, magari se si ha anche un modulo per la ricarica wireless integrato nel comodino o separato, si può sfruttare quella modalità. Ricordiamo che questo dispositivo integra la ricarica wireless, molto utile perché la batteria 3000 mAh, sebbene si comporti in maniera adeguata al tipo di dispositivo, soprattutto allo schermo di queste ampie dimensioni, in certe circostanze può dare qualche grattacapo. Quindi, se si utilizza in maniera molto intensa il dispositivo, si può avere qualche difficoltà a chiudere la giornata. Si arriva tranquillamente a sera, poi c'è la possibilità anche di attivare la modalità di risparmio energetico o la modalità di risparmio energetico avanzato. Ve la vogliamo mostrare un attimo. La attiviamo, mette lo schermo in scala di grigi, disabilita la funzionalità per il wifi, disabilita il 4G, si torna al 3G. C'è WhatsApp, si può utilizzare il browser, si può aggiungere magari anche Facebook. Quindi non è inerte lo smartphone, si può chiaramente chiamare, mandare dei messaggi. In questa maniera aumenta moltissimo l'autonomia. La disattiviamo per riattivare tutte le parti Wi-Fi, Bluetooth e connettività 4G. Visto che ci siamo, parliamo un attimo delle connessioni 4G LTE Plus fino a 300 Mbps, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Dual Band ABG AC, quindi non manca davvero nulla. Ovviamente 802.11 anche in protocollo versione N. Si comporta molto bene per ciò che riguarda la connettività, molto buona la ricezione. Parliamo di hardware, torniamo a vedere cosa c'è a bordo. Cortex A57 e Cortex A53 formano l'octa-core Exynos 7420, lo stesso processore che abbiamo già visto a bordo del Galaxy S6 e del Galaxy S6 Edge. La scheda grafica rimane la Mali T760, 4 GB di RAM, 1 GB in più rispetto alle altre versioni dell'S6. Buona notizia, ma non c'è questa enorme differenza rispetto alle altre versioni nella vita di tutti i giorni. Sì, magari se si tengono aperte moltissime applicazioni, si utilizzano moltissime finestre del browser, si può vedere qualche differenza, ma non pensiate di fare un salto decisivo per ciò che riguarda le prestazioni. 32 GB di storage integrato questo modello, oltre il 75% di spazio libero alla prima accensione. Ora c'è il 40% perché abbiamo installato un po' di applicazioni e abbiamo scattato foto, caricato dei video per le demo. La versione di Android installata è la 5.1.1. La TouchWiz l'abbiamo già vista, ha introdotto alcuni cambiamenti per ciò che riguarda il bordo curvo e questi tre tocchi che permettono di caricare questa versione ridotta dell'interfaccia. Altre novità sono arrivate per la fotocamera, quindi sono due fotocamere. Abbiamo disattivato la posizione, poco male, non ci interessa in questo caso. Dicevamo, alcuni cambiamenti sono arrivati per la fotocamera. Allora, fra le modalità di scatto c'è la trasmissione live, permette di effettuare delle dirette streaming su YouTube. Bisogna ovviamente autenticarsi su YouTube. Altre modalità di scatto sono disponibili nel marketplace di Samsung.
Allora, una particolarità, è arrivato finalmente lo scatto RAW su questa versione del firmware, è disponibile quando si scatta in modalità Pro. Che cos'è la modalità Pro? La modalità Pro si richiama facilmente in questa maniera, permette di regolare l'esposizione, la sensibilità, il bilanciamento del bianco, quindi una modalità di scatto avanzata. Si salva anche il formato RAW. Il formato RAW è una sorta di negativo digitale, invece di comprimere e perdere informazioni come nel formato JPEG, si salvano tutte le informazioni che escono dal sensore della fotocamera, vengono salvate in un file che ha un'estensione .dng, trasferito sul proprio personal computer o sul proprio Mac. Si può manipolare il file con Photoshop o con Foto a seconda delle vostre preferenze. E ciò permette di ottenere delle fotografie ancora migliori, perché appunto è un formato senza perdita di dati, si possono modificare alcuni parametri relativi allo scatto, si può magari provare a estrarre maggiori informazioni sulla luce, aprire un po' l'immagine, si dice in gergo tecnico. È una buona notizia, rimane pur sempre una fotocamera di uno smartphone, ma questo sensore di 16 megapixel è uno dei migliori della categoria e di questa generazione. Rimane disponibile la stabilizzazione ottica dell'immagine in tutte le condizioni, la stabilizzazione invece elettronica dell'immagine viene disabilitata quando si utilizzano le riprese Full HD 60 fps oppure Ultra HD fino a 4K. Lo stesso vale per l'HDR, tutti i vari effetti che si possono applicare in tempo reale a video e fotografie. Bisogna limitarsi a Full HD 30 fps, ma comunque rimane un'ottima fotocamera. C'è sempre il limite dei 5 minuti per le riprese in 4K, ma è una delle migliori fotocamere in circolazione. Vediamo qualche scatto, andiamo a pescarlo tra gli album. Allora, tra le modalità di scatto più interessanti, riprese ad alta velocità. Ringraziamo questo ragazzo, si chiama Gennaro, che ho incontrato nel corso di un giro al parco per effettuare qualche scatto e qualche ripresa. Vedete, lui pratica il parkour, sta facendo esercizio per backflip da fermo. Questa è una ripresa mandata a un ottavo della sua velocità effettiva. Molto affascinante la ripresa, quindi un bel modo per riprendere magari animali, bambini, giochi d'acqua, qualsiasi tipo di azione rapida che può essere mostrata al rallenti. Buone riprese in tutte le condizioni, Ultra HD, Full HD e così via. Buona anche la ripresa in HDR, non è questa che volevo mostrarvi, comunque la lente montata è di buona qualità, anche in controluce non ci sono particolari problemi. Allora, foto scattata in HDR, bene la zona in piena luce, bene la zona sotto il ponte, quindi in ombra. Buone anche le macro, andiamo a pescare una macro fra queste scattate. Allora, questa non è una macro, questa è una ripresa a 360 gradi, non è un filmato, è una fotografia, una serie di fotografie scattate girando attorno all'oggetto. Si può scorrere avanti e indietro per mostrare com'è attorno, si può utilizzare anche il giroscopio integrato per muoversi attorno. Andiamo invece a prendere una foto, queste sono il focus macro. Allora, buono, molto buona la zona ripresa, autofocus molto rapido, buono, non è dimenticabile lo sfocato, rimane comunque di ottimo livello. Non parliamo di una fotocamera reflex o di una mirrorless, ma comunque per essere uno smartphone si comporta abbastanza bene. Buone le foto anche alla sera, si vedono bene i dettagli. C'è il solito problema con le luci che vengono un po' sparate, magari andiamo a pescare questa, ecco, vedete come al solito qui c'è un po' di saturazione della zona attorno alla luce, è una scelta che fa Samsung nel bilanciamento delle proprie fotografie, c'è un po' di rumore inevitabile quando si arriva a scattare di sera, ma comunque sono tra le migliori fotografie in notturna che abbiamo visto in circolazione. Questo esemplare, non sappiamo se sia un problema generalizzato, questo esemplare ha qualche problema di riflessi nelle lenti, vedete. C'è questo riflesso qui nella parte bassa che è nient'altro che questa luce riflessa. Comunque funziona molto bene la stabilizzazione dell'immagine, i dettagli rimangono buoni quando si scatta foto alla sera, quindi dobbiamo dire che è un'ottima fotocamera, bene, molto bene anche i video anche alla sera, ottima definizione, prendiamo magari anche uno scatto realizzato di giorno così da darvi un'idea della qualità.
Buona la compressione delle zone di cielo, quindi zone di colore uniforme, non c'è quello strano rumore di fondo che si vede talune volte. Buona anche la qualità del dettaglio di questi mattoni, quindi un'ottima fotocamera, rimane tra le migliori che abbiamo visto quest'anno a bordo di uno smartphone. Passiamo oltre. Ah, vabbè, visto che siamo nella galleria, magari mostriamo anche qualche test per ciò che riguarda lo schermo, ma stiamo parlando di un AMOLED, un super AMOLED di alto livello, neri ottimi. Ottima leggibilità anche la piena luce del sole, molto buono il bilanciamento dei colori. Si può anche giocare un po' con il bilanciamento del bianco, ma non è necessario. Il bilanciamento offerto quando si accende la prima volta il telefono è già ottimo. C'è questo effetto di distorsione sul bordo, questi riflessi che si formano sul bordo curvo. Questa poi è una questione veramente puramente personale. Se gradite questo tipo di curvatura che rende sicuramente più bello e anche maneggiabile lo smartphone tra le proprie mani, se non la gradite potete optare per il modello flat. Comunque, passiamo oltre. Molto buone le prestazioni del processore, molto buono anche il meccanismo di funzionamento del multitasking, c'è la possibilità di tenere due finestre affiancate sullo schermo, quindi magari possiamo guardare le email e contemporaneamente anche il browser. Si può poi andare a regolare la dimensione di una rispetto all'altra, si può anche mettere in schermo picture in picture e così via. Chiudiamo questa modalità, guardiamo come funziona il cliente di posta, cliente di posta che funziona bene, poi stiamo parlando dell'applicazione integrata, vede le email HTML vengono mostrate per intero, si può effettuare lo zoom avanti e lo zoom indietro, non ci sono problemi di fluidità. Stesso discorso vale per il browser. Andiamo magari su telefonino.net, lo carichiamo, siamo sotto copertura wifi, abbiamo già detto che è un telefono che supporta tantissime bande LTE, funziona molto bene la connettività LTE, non ci sono particolari problemi di risposta e la qualità del testo è davvero ottima. Torniamo adesso su Repubblica, avevamo caricato, avevamo già presente nel browser prima, carichiamo la versione desktop. E vi mostriamo che il caricamento è molto rapido, siamo, ripetiamo ancora, sotto copertura wifi, ma sarebbe lo stesso in copertura 4G. Il rendering viene effettuato in maniera molto molto rapida e non ci sono problemi di rallentamenti quando si va a scorrere avanti e indietro. Quindi un'ottima prestazione da questo punto di vista. Parliamo della parte telefonica rapidissimamente, chiamiamo il servizio clienti per farvi sentire come si comporta l'altoparlante di sistema. Benvenuto nel servizio clienti Tiscali. La chiamata è gratuita da telefono fisso e da rete mobile Tiscali. Allora, l'altoparlante di sistema ci sembra un po' più potente dell'S6 standard, la ricezione del segnale è ottima. Andiamo a pescare un attimo il lettore musicale per farvi sentire la nostra solita canzone di Bruno Mars. Buona la qualità dei bassi, buon bilanciamento, forse c'è giusto 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 un po' di distorsione per gli alti, ma comunque è un altoparlante di sistema molto potente, permette di effettuare chiamate in viva voce quando si trova in auto, davvero un buon livello di qualità, buoni anche capsule auricolari e microfoni, di quelli inutile parlare, stiamo parlando di un prodotto di fascia alta, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Passiamo alla parte multimediale, rapidamente andiamo a guardare come si vedono i video senza dilungarci troppo. Peschiamo un video 4K all'altissima risoluzione, vedete che non ci sono assolutamente problemi di fluidità, audio perfettamente in sync, video che non perde neanche un frame, funziona benissimo, molto buono il lettore anche quello integrato multimediale. Noi abbiamo scelto Google 5 in questa circostanza perché? Perché l'unica cosa che manca al lettore integrato è il codec AC3, invece questo programma, così come MX Player, permette di leggere anche quel formato. Arriviamo ai giochi. Giochi Asphalt 8. Asphalt 8 che nonostante tutto perde qualche fotogramma qua e là. Si tratta chiaramente di un problema legato al tipo di motore che viene utilizzato per Asphalt 8. La pubblicità ci tocca, andiamola a chiudere. Qualche difficoltà in più perché lo schermo è curvo. Arriviamo rapidamente alla gara. Stiamo chiaramente giocando con i dettagli al massimo. Date un'occhiata a come si vedono le fiamme quando si fa partire il nitro, perché si vedono davvero benissimo. Lo schermo da 5,7 pollici, risoluzione 2K, 8500 ppi. È davvero un piacere giocare con questo schermo. Abbassiamo un po' il volume.
Vedrete qualche perdita di frame qua e là. Il gioco è assolutamente di ottimo livello e avete visto gli effetti grafici sono eccezionali. Peccato che appunto non ci sia l'ottimizzazione completa per questo processore, ma non è un problema del processore che è tra i più potenti della categoria, è un problema chiaramente di Asphalt 8. Usciamo da questo perché entriamo rapidamente in Real Racing. Real Racing ci mette davvero poco a caricare, tranne qualche istante di attesa dopo che si è tappato sull'icona. Tra qualche istante partirà la gara demo. Noterete che è assolutamente fluida, noterete che ci sono tutti i dettagli rappresentati sullo schermo, quindi buono il livello della potenza totale. Effettuiamo le procedure di regolazione e taratura dell'accelerometro. Siamo pronti a partire, tutti i riflessi mostrati sulla carrozzeria, nuvole presenti nel cielo, vedrete tra un attimo quando andiamo nell'abitacolo anche tutti gli effetti mostrati sugli specchietti interni. Partiamo, vogliamo mostrare, ecco, vedete, i riflessi delle nuvole, di tutti gli oggetti dello scenario sulla macchina, sulla vernice della macchina. È buona, assolutamente buona la fluidità. Quindi si comporta benissimo con Real Racing, il dispositivo scalda poco, scalda giusto un po' qui nella parte centrale, ma davvero pochissimo, quindi è stato fatto anche un lavoro in questo senso di miglioramento. L'autonomia di questo dispositivo, nonostante tutto, l'abbiamo già detto, non è perfettamente in grado di arrivare a completare la giornata, meglio tenersi dietro il caricabatterie o un power bank se si utilizza moltissimo applicazioni multimediali, se si utilizza tanto la messaggistica, se si tiene tanto acceso lo schermo, inevitabilmente si consuma tanta energia. Veniamo invece al prezzo. Prezzo 839 euro per questa versione, 939 per la versione 64 GB. Vi ricordiamo che questo smartphone non ha il lettore di micro SD, non ha lo slot per la micro SD, quindi bisogna scegliere con cura quale deve essere la dimensione dello storage, perché non si può aggiungere altra memoria per conservare foto, video e applicazioni oltre quella che è già integrata. Prezzo sostenuto, che però su strada è già arrivato a meno di 600 euro addirittura in certe circostanze, per questo modello 32 GB. È un dispositivo presente anche nei listini degli operatori, quindi si trova tranquillamente con prezzo calmierato e sussidiato o tramite acquisto a rate direttamente da un operatore, ma anche nelle grandi catene dell'elettronica. Resta un prodotto di fascia alta, sicuramente uno dei migliori di quest'anno. La variante con doppio schermo curvo è una scelta puramente estetica, secondo il nostro giudizio. Non ci sono motivi particolari per sceglierlo rispetto alla versione flat. Certo, se siete in cerca di queste funzionalità davvero abbastanza scarne per ciò che riguarda lo schermo curvo, dovete scegliere la versione Edge. Se volete uno schermo un po' più grande, la versione Edge Plus. Se invece vi accontentate di uno schermo da 5,1 pollici, va bene anche la versione S6 Edge classica. Non arriverà in Italia per ora il Note 5, che ha lo stesso tipo di schermo ma piatto, quindi è un po' il fratello, anzi diciamo il cugino dell'S6 Flat. Questa è l'offerta di fascia alta di Samsung per la fine del 2015. Vedremo cosa arriverà poi nel 2016. Per il momento è tutto. Ci rivediamo su telefonino.net.